quindi dobbiamo necessariamente cercare di salvare l'ammalato, sì. E l'ammalato, infatti, il critico raggiunge con l'ambulanza lì dove c'è, entra l'ambulanza, lascia lì ed entra immediatamente qui da qui e viene portato alla barella del codice rosso. E ci sono quattro letti, qua è l'area prevalentemente chirurgica, c'è cioè incidenti eccetera, e là l'area medica. Questa è una struttura molto accogliente, questo è il desk operativo per i computer e ci hanno attrezzato di tutto punto, come vedete Presidente, là ci sono dei monitor multiparametrici. È qualcosa di eccezionale. Ciao Presidente, buongiorno. Ci sono anche qua tutti i collaboratori del pronto soccorso nostro. Anche qua ci sono molti parametrici, abbiamo un ecografo, siamo dotati di tutto punto, francamente ripeto, grazie all'azienda sanitaria e alla regione siamo riusciti ad ottenere un grandissimo pronto soccorso di eccellenza. Molto bene. E dovremmo essere noi adeguato e proporzionato al tipo di reparto che noi abbiamo, ce la mettiamo tutti. Sì, fare qualche modo per disagi per i medici domestica, diciamo, non per uno diciamo soccorso riservato. Con la propria la polizia, diciamo anche lo psicologo, il codice rosso, lo guarderemo. Allora dobbiamo ringraziare per questa stanza il Rotary Club dell'Eventino che ci ha fornito l'arredo, quindi abbiamo coinvolto anche le associazioni del territorio. È una stanza che diciamo abbiamo messo in rosa. Rosso, il colore, anche qua è stata caratterizzata. Bellissima, c'è. Abbiamo attivato un percorso formativo con tutte le autorità, inclusa la prefettura, diciamo il prefetto Latella, di formazione degli operatori all'approccio con questo tipo di... diciamo una cosa dignitosa, senza enfasi, però senza, voglio dire. Congratulazioni, grazie, davvero congratulazioni. Ci sono anche la possibilità di creare i separati, quindi gli ambienti per la privacy, poi c'è tutto un automatismo primario. E la benedizione di Dio di Padre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vorrei ricordare che non tutto si fa col mercato, tutto si fa se noi abbiamo questi principi fondamentali, siamo radicati da questi principi della persona, perché quando c'è questo anche il mercato funziona. Grazie al Presidente, benvenuto, ci ha onorato di vengo con molta gioia qui a Soleria e poi in questo ospedale mi sono fatto tante lotte, quindi sono sempre presente, perché è importante questo, che tutti noi sentiamo i doveri e sentiamo anche i diritti. Mettendo, conciliando queste cose, certamente avremo un futuro diverso. E spero di essere. Grazie. Qui c'è un esempio concreto di come bisogna fare, di come bisogna operare, di un sistema sanitario che sia una garanzia a tutela della salute dei cittadini. Noi viviamo una condizione difficile nella nostra regione. Voglio qui solo farvi cenno perché tutti quanti la conosciamo. Non voglio ritornare su riflessioni che mi hanno visto più volte esprimere preoccupazione. Viviamo una condizione difficile e noi dobbiamo invertire un trend che ha visto nel corso degli anni via via depauperare i servizi sanitari e costringere tantissimi cittadini ad andare fuori, a ricorrere fuori dalla nostra regione per la cura e la tutela della salute. Bisogna partire dai territori, perché i territori devono avere i primi presidi di tutela della salute. Qui siamo in una realtà di montagna. Soveria, assieme a San Giovanni in Fiore, Acri e Serra San Bruno, sono le quattro realtà nelle quali ci sono quattro presidi ospedalieri montani. Noi non vogliamo rinunciare
a garantire alle popolazioni che vivono sulla montagna e sulla collina la prima condizione di sicurezza, che sono i servizi sanitari. Ecco perché sono contento. Sono contento e davvero esprimo un apprezzamento per la qualità dell'investimento che è stato fatto. Siamo in un piccolo presidio ospedaliero e siamo in una realtà che è molto più avanti persino, purtroppo ai noi, degli ospedali alpini per quanto riguarda almeno gli ambienti, le strutture, le attrezzature eccetera. Così bisogna fare, si è investito, perché noi intendiamo recuperare gli ospedali montani. Noi non siamo demagoghi, sappiamo bene che molte strutture andavano chiuse, ma molte strutture sono state ingiustamente depotenziate, come questa oggi siamo qui per dare un segnale chiaro, per recuperare laddove bisogna valorizzare e riqualificare, e noi intendiamo sul territorio, dal territorio partire, e questo è un esempio appunto, in questa direzione bisogna andare, certo. Presidi sul territorio sono i primi presidi, quelli di avamposto, diciamo. È chiaro che nessuno, proprio perché non siamo folli, non siamo demagoghi, può pensare di avere sul territorio, in ogni parte del territorio, le specialità, le alte specialità. Assolutamente. Però le garanzie minime di tutela alla salute, di intervento, di primo intervento, sono necessarie, perché questo è un diritto che non può essere né cancellato né offuscato. Quindi oggi appunto vogliamo lanciare proprio questo segnale, naturalmente con la consapevolezza che bisogna recuperare tanto ritardo accumulato, che bisogna costruire il sistema sanitario regionale, e per costruire il sistema sanitario regionale bisogna passare da una impostazione, da un approccio ragionieristico e contabilistico a un approccio di riorganizzazione dei servizi. Tagliare gli sprechi non significa fare tagli lineari, tagliare gli sprechi significa tagliare laddove c'è da tagliare, ma riqualificare dove c'è da riqualificare, potenziare dove c'è da potenziare, perché bisogna costruire la rete. I servizi sul territorio devono essere in rete collegati agli SPOC e agli altri. Noi abbiamo qui l'ospedale di Lamezia, lo dico qui da Soverino, che deve essere rilanciato, perché anche l'ospedale di Lamezia ha subito processi di depauperamento. La rete significa avere una missione di scala in territorio, gli SPOC e poi gli hub. Ecco perché bisogna lavorare per costruire il sistema. Aggiungo che qui noi abbiamo anche destinato nella programmazione dei fondi dell'ex articolo 20 €1 milioni, anche per quanto riguarda il finanziamento del centro di protesi, perché qui abbiamo una realtà importante per quanto riguarda l'ortopedia. C'è una storia, io lo ricordo, da tutta la Calabria venivano qui per ortopedia. Dobbiamo recuperare, anche perché laddove ci sono specialità che muovono in direzione di qualificare l'offerta sanitaria, i servizi sanitari, è possibile dare anche più linfa e più forza anche alla rete ospedalina. Quindi un lavoro di rete. Io mi auguro che la stagione del depauperamento, la stagione dei commissari che in modo burocratico hanno affrontato i problemi della sanità si chiuda. Si chiuda nell'interesse della nostra regione, perché noi abbiamo diritto, così come i cittadini lombardi, veneti, dell'Emilia Romagna, di altre realtà del paese, abbiamo diritto ad avere prestazioni sanitarie che rispondano a standard di qualità, perché il diritto alla salute è un diritto che deve essere garantito, è un diritto a cui noi non vogliamo rinunciare. Abbiamo nel corso di un lungo periodo sopportato le angherie di vederci sottratti altri diritti, quello al lavoro, quello ad avere una qualità della vita consona agli standard appunto della, di una città, della civiltà moderna,
il primo diritto, mi si permetta di dire, è quello di avere la garanzia necessaria per la tutela della salute. A questo diritto non solo non vogliamo rinunciare, ma questo diritto lo vogliamo riconquistare. Lo dico da qui, da Soveria. Noi con determinazione andremo avanti, non demordiamo, perché siamo sicuri di fare gli interessi della nostra comunità, di dare voce alla nostra comunità, e vogliamo farlo con grande responsabilità, con serietà e con, appunto, stando con i piedi per terra, perché abbiamo alle spalle una storia che ci dà la conoscenza della problematicità delle situazioni, della complessità che pongono i problemi, e sappiamo bene che non è facile risolverli, però non è impossibile. Ce la mettiamo tutta, vogliamo mettercela tutta e vogliamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare per servire le nostre comunità, la nostra popolazione, che merita, come in altre realtà, di riconquistare questi diritti. Io vi ringrazio e vi chiedo scusa, non la faccio se vi lascio. Vi chiedo scusa perché sono costretto ad andare a Lamezia per non perdere l'aereo, perché pomeriggio ho un appuntamento importante, c'è la direzione nazionale del mio partito, che sapete è una direzione importante, e devo essere a Roma. Ma vi lascio con l'augurio di che questo di stamattina sia un nuovo inizio, sia un punto di ripartenza, perché Soveria e tutto il circondario possono avere prestazioni sanitarie adeguate, così come è stato nella tradizione di questa realtà. Tanti auguri. Aprire un ospedale vuol dire sempre dare una speranza di vita, perché gli ospedali sono una speranza di vita. Quindi è un augurio a tutti quanti, a coloro che ci hanno creduto, che hanno combattuto nel tempo per riuscire a raggiungere un risultato. Soveria Mannelli, come diceva prima il Presidente, in Calabria era nota per tante anche eccellenze che c'erano, nonostante fosse un piccolo ospedale. Forse si sono perse nel tempo, ma vanno, quello esistente deve tornare ad essere un'eccellenza. Soveria è un paese che è noto per le sue eccellenze, quindi è bene che continui a mantenere questa tradizione anche nell'ospedale, e aiutato anche da tutta la zona, perché Soveria non è un ospedale di Soveria è un ospedale di un contesto territoriale che sicuramente ha bisogno di essere complessivamente rivalorizzato, perché è un contesto importante questo, di grossa capacità propulsiva per tutto il territorio calabrese. Auguri a tutti e buona giornata. È semplicemente un presidio essenziale. La salute è il bene supremo, lo diciamo tutti, la salute è un diritto incomprimibile e quindi va tutelato sia nelle grandi città sia nelle periferie, così come a Soveria Mannelli. Visto che a Soveria Mannelli, quando è stato possibile, è stato costruito questo piccolo ospedale, che poi si è rivelato un grande ospedale, grazie alla qualità del personale che vi ha operato, la città si è abituata a questo tipo di prestazioni, e in questi ultimi periodi, francamente, quando l'imperativo è smantellare, spopolare gli ospedali, ci è sembrata veramente un fatto molto negativo, una tristezza che ha investito non solo i cuori dei pazienti che hanno bisogno di salute, ma che ha impoverito anche le tasche dei cittadini, visto che questo ospedale ha costituito un volano per questa città. I sindaci delle Alpi, i sindaci dell'Appennino si stanno unendo per cercare di far capire alla politica, ai grossi tavoli della politica dove si decide, che la salute è un problema di tutti e va equamente diffusa sul territorio. Non esistono le grosse città, non esistono le pianure, non debbono esistere le montagne e le periferie per la salute del cittadino. E questo faremo anche noi, ci uniremo a questo tavolo di sindaci caparbi e che secondo me hanno ragione nel dire che dobbiamo essere tutti uguali per quanto riguarda
il diritto alla salute e speriamo che insieme a loro riusciremo a farci sentire anche nei tavoli che contano. Siamo soddisfatti, c'è alla fruizione sociale un pronto soccorso d'eccellenza che l'area meritava. Francamente siamo orgogliosi e ringraziamo anche l'ASP che ha condiviso e ha voluto fortemente questa struttura. Oggi sta indossando l'abito migliore, ma lo dico senza metafora, è un dato reale. Oggi è una crescita indiscutibile, oggi poniamo alla fruizione sociale un pronto soccorso di livello e garantisce noi, ma garantisce soprattutto l'utenza, che è quella debole degli ammalati. Siamo contenti perché oggi restituiamo ai cittadini del comprensorio del Reventino un presidio di sicurezza, qual è un nuovo pronto soccorso. Senza enfasi ma con i piedi per terra, cerchiamo, come dire, di dare una connotazione a questo presidio ospedaliero di zona disagiata, dove ci sarà un pronto soccorso, come potete vedere, diciamo rinnovato, con tutti gli arredi e la tecnologia più moderna, soprattutto per mettere in sicurezza i cittadini. È un pronto soccorso che diciamo serve anche soprattutto a stabilizzare ammalati gravi e eventualmente, ecco, se non ci sono le competenze in questo ospedale, a trasferirli anche negli ospedali SPOC di Lamezia Terme o Hub di Catanzaro. Abbiamo anche attiva l'elisuperficie. La cosa che voglio mettere in evidenza è il lavoro di squadra, il lavoro corale che è stato fatto per realizzare questo pronto soccorso. Io devo ringraziare tre persone, mi sono dato questo impegno oggi davanti alle televisioni, di ringraziare il dottore Giovanni Paola, il responsabile del pronto soccorso, che è stato un motore, un pungolo e uno stimolo affinché l'azienda facesse questa diciamo realizzazione. Il direttore del presidio ospedaliero, il dottore Claudio Tomasello, e poi l'architetto Carlo Nisticò con il RUP, il geometra marino, e tutte le imprese che hanno, diciamo, realizzato questa stupenda opera, che è una cosa piccola, mi rendo conto, non dobbiamo perdere la testa, però è un primo tassello verso il miglioramento e verso anche la messa in sicurezza di questa area. E dobbiamo sicuramente fare ancora tanto altre cose, dotarlo di quel minimo di personale che, diciamo, ci vuole in queste situazioni. Quindi, ecco, dichiaro la mia soddisfazione, ma soprattutto sono contento per i cittadini. Noi abbiamo voluto, diciamo, adeguarlo a quelli che sono i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. Quindi abbiamo un pronto soccorso che è dotato di una camera calda, c'è la zona dove si fa il triage, la classificazione dei codici rosso, giallo, verde e bianco, e poi ci sono le varie sale, la sala per i codici rossi, la sala per i codici gialli e bianchi, e ci sono anche la sala per l'osservazione breve intensiva, cioè pazienti che necessitano di una osservazione più accurata prima o di ricoverarlo oppure di essere mandati a casa. Devo dirvi la verità, è stata davvero un'opera così che ha visto, diciamo, coinvolte tutte le professionalità all'interno dell'azienda. Il ruolo del nostro direttore sanitario aziendale, del dottore Carmine Dell'Isola e del direttore amministrativo è stato poi importantissimo, perché queste cose, per essere realizzate, hanno bisogno di atti amministrativi e sanitari propedeutici e successivi. E quindi, ecco, stavolta la squadra si è mossa abbastanza bene. Io spero che momenti come questi li possiamo ripetere all'ospedale di Lamezia Terme e di Soverato, ma nel complesso voglio informare i cittadini che stiamo anche costruendo un sistema di servizi territoriali. A breve, diciamo, approveremo il progetto esecutivo della Casa della Salute di Chiaravalle, del nuovo distretto di Soverato. A Lamezia Terme dobbiamo rifare il centro per le vaccinazioni e il centro di salute mentale con il centro diurno, ripristinando, diciamo, il vecchio ospedale. E poi, ecco, è in fase di avanzata costruzione la REMS, che è la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza a Girifalco. Stiamo cercando di ricostruire a Girifalco, diciamo, delle strutture molto importanti sulla riabilitazione psichiatrica. E quindi, ecco, volevo dire che c'è l'attenzione complessiva su tutto il territorio.
Io infatti lo dico sempre, io sono di Lamezia Terme, sono di Falerna, però io sono il direttore generale di tutto il territorio della provincia e quindi devo attenzionare con grande interesse tutte le cose che diano uno sviluppo equilibrato al nostro territorio. Ecco, su questo mi sento di essere impegnato e prendo anche un impegno con i cittadini di andare avanti anche grazie a voi che poi riuscirete a portare nelle case dei nostri cittadini queste immagini per dare un segnale anche di speranza, ecco, che non tutto è negativo nella sanità calabrese. È un risultato significativo che garantisce a un territorio fondamentale della nostra regione un presidio importante e significativo, un pronto soccorso di altissimo livello che può assicurare le cure di primo soccorso e quindi garantire il diritto alla salute a decine di migliaia di cittadini di quest'area. Sappiamo bene che in Italia e soprattutto nelle regioni meridionali, anche in Calabria, il tema della sanità è un tema molto delicato, molto importante, ma bisogna assicurare i diritti dei cittadini e grazie all'impegno dei medici, dall'impegno dei dirigenti dell'azienda ospedaliera provinciale e dell'ospedale di Soveria Mannelli si riesce a ottenere questo risultato, quindi maggiori diritti, maggiore sicurezza, maggiore salute per tutti. Ma la realtà montana è una realtà che nella nostra regione ha una importanza particolare, l'80% del territorio è montano e collinare. Una parte importante di popolazioni vivono sulla montagna. Noi dobbiamo contribuire ad arrestare l'esodo, a bloccare un'emorragia che nel corso degli anni ha visto via via spopolare i comuni, e il modo per farlo è garantire i servizi, in primo luogo i servizi sanitari. Questo presidio ospedaliero, questo di Soveria, è un presidio importante insieme ad altri come Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, che vanno difesi. Stamattina qui c'è un esempio concreto di come noi intendiamo difendere appunto i presidi ospedalieri, che costituiscono un fattore di tutela, di sicurezza per le popolazioni, perché un cittadino che vive nella montagna, che vive in realtà come queste, deve essere tutelato, deve essere messo nelle condizioni innanzitutto di avere la tutela per la propria salute in caso di necessità, di urgenza. E stamattina appunto stiamo inaugurando qui il pronto soccorso di una struttura che appunto ha questa funzione importante dal punto di vista sociale. Noi vogliamo investire perché la sanità sui territori sia potenziata, perché nel corso degli anni c'è stato un processo di svuotamento, di depauperamento, che ha contribuito a rendere più deboli i servizi sanitari e ha spinto le popolazioni ad abbandonare, ad andare anche per la cura della salute fuori dalla Calabria con costi enormi. Quindi qui appunto stiamo e qui c'è un esempio di come bisogna costruire la nuova sanità, partire dai territori e qualificare gli ospedali hub in termini di eccellenze nelle prestazioni e di specialità alte anche, e costruire la rete partendo dal territorio. Per quanto riguarda la ferrovia che da Soveria porta a Catanzaro, che è un tratto importante della tratta Cosenza-Catanzaro, e per quanto riguarda anche il versante da Rogliano Marzi fino a Cosenza, abbiamo già programmato 56 milioni di euro perché questi primi tratti possano essere immediatamente ammodernati. Appena il CIPE libererà fra qualche giorno le risorse, le Ferrovie della Calabria avranno da noi l'input, l'autorizzazione a progettare e a realizzare gli interventi di ammodernamento, perché appunto nel quadro di uno studio di fattibilità che noi abbiamo ordinato attraverso le ferrovie commissionato attraverso le ferrovie della Calabria e che presenteremo nei prossimi giorni, i primi tratti, tra cui in primo luogo questo di Soveria fino a Catanzaro, saranno oggetto di un intervento concreto di ammodernamento, e quindi per questo abbiamo allocato nella programmazione 56 milioni di euro.